Amici del quarto d'ora accademico, buonasera. Mi trovo in Viale Cremona, in prossimità delle Poste, quindi via Salimbeni, e come vedete qui alle mie spalle si sta lavorando e si è sbloccato il cantiere che dovrebbe portare all'insediamento del nuovo supermercato MD. Fervono i lavori ormai di abbattimento delle strutture preesistenti già da qualche giorno e qui potete vedere le ruspe al lavoro. È stato abbattuto quello che era il capannone dove si vendevano le moto di Milo Gerardo e si è abbattuto anche la struttura che comprendeva i locali del vecchio distributore di benzina. Qui invece, dove vi sto indicando, dovrebbe sorgere una rotonda, una rotatoria dove dovrebbero passare gli autobus, gli autoarticolati che non dovrebbero passare comunque su Viale Cremona e comunque i mezzi pesanti che dovrebbero poi rifornire anche il supermercato. Valutate voi, io non sono un urbanista né tantomeno un ingegnere o un architetto, che qui è possibile fare una rotatoria. È evidente che questo lampione dovrebbe sicuramente essere abbattuto o trasferito, ma qui non penso che si debba espropriare per abbattere questo muretto di recinzione. E qui, dove c'è l'ufficio postale, dove escono le macchine, dovrebbe esserci questa rotatoria che ha dell'assurdo. A mio avviso non ci dovrebbe stare. Guardate voi se l'autobus potrebbe fare questo giro e dove passare, francamente, cioè diventa anche una cosa così impensabile che si possa realizzare. Però questo dovrebbe essere una miglioria per il quartiere e dovrebbe essere comunque un'opera a scomputo. Cosa significa un'opera a scomputo? Significa che il privato, quindi il supermercato MD, per realizzare questo progetto dovrebbe pagare degli oneri di urbanizzazione che sarebbero così pagati alla collettività facendo questa opera, quindi la rotatoria. Comprendete bene che la rotatoria non serve alla collettività, ma servirebbe comunque al supermercato per fare in modo che i clienti e che comunque i fornitori possano chiaramente entrare dentro il supermercato. Bene, questa è una cosa che vedremo se è un bene per la città, per il quartiere. Io ho qualche perplessità soprattutto per ciò che riguarda la mobilità, che come vedete anche quasi alle 18 è abbastanza sostenuta. Pensate voi cosa potrebbe esserci in una tranquilla giornata d'inverno, anche di primavera o d'estate, allorquando la gente entra in città o come adesso se ne esce. Quindi un grosso punto interrogativo, tante certezze. In più occasioni io ho manifestato la mia perplessità, che è al confine con la contrarietà. Avrei preferito che questo progetto riguardasse altro piuttosto che un supermercato, però il supermercato ha rilevato questa proprietà, ha i propri diritti, ma i diritti ce li hanno anche i cittadini, ce li abbiamo noi che paghiamo le tasse e che vorremmo vedere anche che i nostri quattrini venissero spesi nella maniera migliore. Ecco, un'opera a scomputo come può essere una rotatoria fatta qua. Guardate voi se può starci una cosa di questo tipo, che
si aggira come costo sui 130-140 mila euro. Ecco, una rotatoria qua, una rotonda sul mare di traffico che abbiamo quotidianamente a San Pietro. Da Viale Cremona è tutto. Vedremo poi nel corso delle settimane cosa accadrà, però per quanto riguarda questa puntata del quarto d'ora accademico la terminiamo qui. Alla prossima, ciao a tutti.